Nasce una nuova associazione, in questo caso nella zona di Santa Firmina. Perché? Perché? Perché questa forse secondo me è una delle zone più ghettizzate di Arezzo, cioè lì noi siamo completamente tagliati fuori da tutto, a partire dalla viabilità, numeri civici, nome delle strade, cassonetti della nettezza urbana, niente, noi siamo proprio tagliati fuori. Ecco, vi siete costituiti in questa associazione che si chiama? Gli amici di Nicche. Ora, non guardiamo Nicche che era un bandito di Arezzo, noi ancora non siamo con il fucile in mano, questo no. Però vogliamo far sentire la nostra voce. Avete in programma magari di realizzare alcune assemblee con amministratori, con il sindaco? Certo, nella zona di Santa Firmina, proprio a Santa Firmina, c'è un circolo e noi su questo circolo punteremo per organizzare, chiamare gli assessori, chiamare e vedere se si riesce un pochinino a risolvere qualche problema. Perché si deve arrivare a ritrovarsi in un'associazione, in un comitato per chiedere quello che poi alla fine è dovuto? Perché il sindaco lo individuo e nessuno non viene più ascoltato, quindi è bene che questa unica voce venga unita ad altre voci e tutte insieme facciano presente il numero che hanno il problema per poterlo vedere risolvere, perché almeno speriamo che sia così, in definitiva. Lei ha detto in una occasione, in una trasmissione di Massimo Benigni, se alcuni amministratori abitassero nelle nostre zone forse questi problemi sarebbero già risolti. Perché si renderebbero conto del vero disagio che esiste da noi. E il fatto che noi siamo da una parte e loro sono da quell'altra, è chiaro che non viene vissuta tutti i giorni questa situazione. È chiaro che sento lamentare, sì, ma che vuoi che sia, tanto non è niente. Cioè, se chiude una strada, sì, chiudiamola, perché tanto c'è quell'altra. Ma intende via della Magnanina, no? Intendiamo via della Magnanina, sì, praticamente. Lasciando aperto un incrocio che è da terzo, io penso che neanche nel terzo mondo ci sia questo, è veramente vergognosa. Fa veramente vergogna una città come Arezzo tenere degli incroci come ci sono dalla nostra zona, così, col fatto che hanno pensato che siano sufficienti. Ma perché ci vengono loro tutti i giorni? La mattina quando va la gente a lavorare, o la sera quando rientrano, a stare lì 4 ore 20 minuti in coda a vedere come si fa a entrare dentro una strada, oppure fare il giro delle sette chiese per andare a lavorare da una parte, bisogna passare da quell'altra, oppure passare su strade sterrate dove le macchine si rompono continuamente, dove c'è le buche, dove c'è fossi pieni, dove c'è quello che normalmente in Sudafrica non c'è più da anni. Però siamo qui, il terzo mondo ce l'abbiamo vicino, è bene capire come funziona, perché sennò non si saprebbe mica com'è il terzo mondo, l'abbiamo qui in casa.